cominciare con alcune domande per i tecnici. Vorrei sapere che tipo di prodotto petrolifero c'era dentro il serbatoio di K61 e la quantità di prodotto e perché era fuori servizio dal febbraio 2017. Da quanto tempo il prodotto si trovava dentro il serbatoio? Perché è avvenuto il trafilamento del prodotto? Se il tetto era fessurato, se il tetto era inclinato? A questo riguardo chiedo la documentazione che riguarda il danneggiamento e se sia stata la prima volta che avviene e anche copia del registro delle manutenzioni. Abbia chiesto ad ARPAM di analizzare la composizione chimica dello spumogeno proveniente dal serbatoio ed eventualmente la scheda tecnica del prodotto. Adesso vorrei soffermarmi sui fatti accaduti. All'incidente avvenuto l'11 aprile, la dirigenza API invia una PEC il giorno dopo alle ore 15:50. protocollata dal comune alle ore 16, riportante la data del 9 aprile, parlando di, inserisco in virgolettato, incidente avvenuto ieri 11 e ripristino domani 12. Si ricordano bene le cose tutte insieme. Quando tutta la città si è indignata per questa sicumera, invia il 12 aprile un'altra PEC, protocollata il 13 dal comune, con le date corrette, dicendo che la situazione verrà ripristinata il 13. Mi chiedo che credibilità abbia questa dirigenza. Nessuna! Questo cosa fa questa amministrazione? Dopo che per due ore i cittadini cominciano a segnalare la presenza nell'aria di sostanze idrocarburiche, e a distanza di 4 ore dal ricevimento della PEC pubblica pedissequamente il primo comunicato di API. Ora vorrei parlare della gestione dell'emergenza. Il primo incontro tecnico è stato richiesto dalla Protezione Civile Regionale e si è tenuto presso ARPAM, quindi il sindaco ancora una volta è andato a rimorchio. Fosse stato per questa amministrazione bastato il comunicato di API che parlava fin da subito che l'evento, e anche qui cito il virgolettato, non ha comportato danni a persone né impatti significativi sull'ambiente. Secondo le direttive riportate dall'AIA del 2010, si dice, riguardo alla manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali, il gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali incidenti, compresi disfunzionamenti e guasti. A tal fine il gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica e degli episodi avvenuti, perché ad esempio il 28 giugno del 1999 ci fu l'inclinazione del tetto del serbatoio TK62 con le stesse esalazioni. A tal proposito si considera in particolare una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci controllati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali e di conseguenti malfunzionamenti già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione in forma preventiva con eventi strutturali e gestionali. In caso di eventi incidentali, il gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta all'autorità competente e all'ente di controllo e ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera e ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti e misurare, ovvero stimare la tipologia e la quantità di inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione. Quindi la lettera di API del 12 di aprile è stato l'esatto contrario per quanto mi riguarda. Nel piano di emergenza esterno del 2012 si parla tra l'altro delle tipologie di incidenti.
Si parla di incidenti minori quando non sono avvertiti dalla popolazione e si dice è sufficiente l'intervento degli stessi operatori di impianto. Secondo me è escluso l'incidente minore. Gli incidenti di categoria 1 possono o no essere avvertiti dalla popolazione, sono privi di qualsiasi ripercussione sia per l'uomo che per l'ambiente all'esterno dell'attività produttiva e possono essere controllati anche con i mezzi e le risorse della raffineria API. Gli incidenti di categoria 2, privi di qualsiasi ripercussione rilevante sia per l'uomo che per l'ambiente all'esterno dell'attività produttiva e possono essere controllati nel tempo con l'ausilio dei vigili del fuoco. Infine, incidenti di categoria 3 possono avere ripercussioni rilevanti sia per l'uomo che per l'ambiente all'esterno dell'attività produttiva e possono essere controllati nel tempo con l'ausilio dei vigili del fuoco e di altre risorse interne e esterne. Chiaramente io non sono un tecnico, ma da quello che leggo sicuramente è da escludere l'incidente minore. Anche per quello che ha detto prima il geologo della Protezione Civile Piccinini, che aveva parlato proprio dell'intervento dei vigili del fuoco. E ancora, riguardo alle informazioni e norme comportamentali per la popolazione. Si parla sempre nel piano di emergenza che debba essere dato il preallarme e contenuti e modalità delle informazioni sono decise dal sindaco in conformità alle disposizioni del piano di emergenza esterna per incidenti di categoria 1 con ipotesi di aggravamento. Struttura della procedura di informazione. La procedura dell'informazione attiva a inizio, quando il coordinatore generale dell'emergenza della raffineria API comunica al sindaco la tipologia di incidente accaduto in raffineria. Questi, in qualità di responsabile dell'informazione per la popolazione, dispone l'attivazione del conseguente stato di allertamento da gestire in funzione dell'evoluzione del fenomeno incidentale, nonché degli effetti ad esso associati. Chiaramente quello predisposto dal piano di emergenza esterno è chiaro nell'indicare le responsabilità. La prima lettera API di fatto è la prima informazione data da API al sindaco nel primo pomeriggio. Il sindaco aveva subito l'obbligo di approfondire cosa stava avvenendo, avvisare la prefettura che non era tra i destinatari della nota API e muoversi subito per informare secondo l'organizzazione prevista dal piano di emergenza esterno, cosa che non è stata fatta. Anche i sindacati dei lavoratori della raffineria hanno lamentato l'inerzia dei vertici API perché chi ci lavora naturalmente ha diritto di farlo e di farlo in sicurezza. A me sono state riportate notizie di lavoratori che si sono sentiti male, che sono stati male. Lo stesso c'è stato detto anche dal maresciallo dei Carabinieri. Adesso ho quasi confuso riguardo al fatto di come secondo me ci si sarebbe dovuti comportare. Io chiedo perché durante l'incendio presso la ditta Casali del 17 luglio 2015, quando il picco massimo di benzene registrato è stato di 8,9 microgrammi per metro cubo, furono, seppur con un ritardo di almeno 5 ore dall'evento, fatte transitare auto con altoparlanti per avvertire la popolazione. E invece in questo caso con picchi di benzene anche 20 volte superiori ci si è solo premurati di minimizzare il problema, dicendo addirittura di aleggiare i locali e l'abitazione. E dicendo di tenere chiuse le finestre.
E inoltre io avevo fatto anche richiesta di interruzione dell'attività dei casi sportivi, è stato già detto. Comunque volevo chiedere specialmente ai tecnici se, cioè, si rendono conto di cosa significa lasciare gli impianti sportivi all'aperto, e questi ragazzi che svolgono attività aerobica, quindi sudando, respirando, il nuovo tipo adesso inalando quelle sostanze che ancora adesso abbiamo nell'aria, insomma, di fare allenamento in queste condizioni. E la signorina che ha due scuole cosa ha fatto? E le mie richieste di accesso agli atti di chiusura e di chiusura temporanea di scuole e attività sportive all'aperto e la mia denuncia di sabato mattina presso la tenenza dei carabinieri, e ringrazio a tale proposito l'arma dei carabinieri per il servizio. Che questa amministrazione in primis, ma anche secondo me con responsabilità di dirigenza ABI e di altri enti coinvolti, ha lasciato a se stessa e di certo non ha dimostrato di stare dalla parte dei cittadini. Del gestore. E sulla base di queste decisioni rapide traguardare qual erano i tempi di risoluzione della questione. E devo dire che l'ultimo incontro che abbiamo fatto domenica alle 12.30 è iniziato con questo tipo di programmazione e senza nessun tipo di infringimento, perché noi dovevamo traguardare il tempo di intervento in maniera molto molto corretta. Devo dire che grazie anche alla modifica che ha preso in campo il Vigile del Fuoco e l'APAM, effettivamente i tempi sono stati rispettati direi a minuto, vi verrebbe da dire. Per quanto riguarda invece la questione relativa alla classificazione dell'incidente rilevante, direi che in questo caso sarebbe stato importante avere sicuramente la presenza dei vigili del fuoco, ma non voglio uscire dalla domanda.
piano di emergenza interno, piano di emergenza esterno. Questo era oggettivamente un intervento da piano di emergenza esterno, appunto. Sono diverse le sostanze spigonate, una confusione a altri tipi di sostanze, quindi nel caso della casata che viene citata, il benzene è il parametro che magari lo confronta a questo dato, ma insieme a una confusione, soprattutto di materiale bituminoso, abbiamo altri tipi di inquinanti che in definitiva obbligano a diverse decisioni dell'operato. Scusate, consigliere Tacchetta vorrebbe la parola. Però se siete tutti d'accordo diamo la parola alle elezioni come dicevate prima, grazie. Torno subito serio, intanto mi scuso per l'interferenza dell'inizio che non è esatta, però non potevo accettare che questo consiglio, questa commissione non facesse parlare le persone. Mi sento privilegiato di avere questa opportunità e io potrei stare qui anche un'oretta, ma non ci sto un'oretta. Vorrei spiegarvi perché mi sento, non offeso tranquillamente, però mi sembra un po' esagerato l'ipotesi di essere così accusato di tentato allarmismo, o comunque potrei essere uno di quelli, perché in questa settimana non ci ho dormito e ho fatto di tutto, il prefetto lo sa quanti mail ha ricevuto da me e non solo il prefetto. Perché da scienziato so che cosa fa il benzene, che è una sostanza cancerogena classificata nel primo gruppo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, dal nostro Ministero della Salute. Quindi il punto di partenza non sono i tecnicismi sulle medie orarie, perché un cancerogeno se ne strafrega delle medie orarie giornaliere. Bravo. Gli applausi li chiamano, perché così seria la cosa che proprio non ci sta. Le persone che si occupano di salute e i tecnici dell'ARPA sanno benissimo che non sto dicendo stupidaggini e vi posso anche citare una frase del Ministero della Salute in una sua direttiva in cui dice che non può essere raccomandato nessun livello sicuro di esposizione al benzene, nessuno.
nemmeno quello standard che abbiamo in condizioni normali tutti i giorni, al di là di questa criticità. Quindi se neanche quello standard che, a cui normalmente siamo sottoposti, parlo del benzene perché è la sostanza che siamo in grado di monitorare in questo ambiente correlata al cancro, e non siamo capaci di monitorarne altre. Quindi questa è una di tante che tra l'altro dovremmo conoscere, ma i signori più presenti mi diranno che non conosciamo che cosa è uscito da quei serbatoi nel dettaglio, non conosciamo a cosa siamo stati esposti. Quindi le scelte sono state anche fatte sulla base della non conoscenza. Nessuno ha chiesto a API di specializzare una cosa del genere, cioè definire esattamente il contenuto di quello che ci siamo respirati, che non è solo benzene, ma nessuno di noi lo sa, e sulla base di questa non conoscenza sono state prese delle decisioni, che questo è gravissimo. Prese decisioni a tutti i tavoli tecnici che si sono organizzati, da chi? Abbiamo parlato fino adesso di tavoli tecnici. Quindi il benzene in questa settimana ne abbiamo respirato di più. Chi è mio amico su Facebook ha visto i profili e io ve li faccio rivedere adesso. Sono picchi che sono arrivati a 100 microgrammi metro cubo, quando la media, che è una convenzione la media annuale, perché è un compromesso tra quello che ci possiamo permettere di mettere come limite e la salute umana, ma è un compromesso, non è la certezza di salute. Bene, l'abbiamo superata però quei valori, e ci sono giorni 12, 14, 15, 16 e ieri che abbiamo superato abbondantemente i 60-70 fino ad arrivare il 16 aprile a 100 microgrammi metro cubo. Questo significa che se siamo a rischio normalmente siamo stati più a rischio questa settimana. Nessuno di noi ci può garantire la salute da qui ai prossimi 10-20 anni per eventuali danni che il benzene ha fatto al nostro DNA. Nessuno di voi ce lo può garantire. Quindi nessun livello di benzene è sicuro, è per questo che mi sono allarmato in questa settimana, soprattutto per i piccoli, perché i danni a 10 anni si hanno una vita davanti per manifestarsi a livello fenotipico, e chi capisce in questa sede lo sa. Prima cosa, mi sono stupito straordinariamente che non sia stata presa nessuna, non è che abbiamo preso decisioni, signor sindaco e tutti presenti, non sono state prese decisioni, non è stato fatto nulla. L'evolversi delle cose e il monitoraggio delle sostanze tossiche, prima tra tutti il benzene, l'abbiamo fatto ex post. Cioè dopo che ho respirato, il giorno dopo capisco che cosa ho respirato. Vi assicuro, è tremendo dal punto di vista emotivo. Bravo, bravo, è quello. Basta con le leggi, siamo umani. Tutto ciò che è stato monitorato e che corrisponde a queste percentuali che vi ho detto della centralina fatta dalla scuola. La centralina fatta dalla scuola è nella direzione del vento che porta gli inquinanti dall'API al centro abitato. E quindi è quella di maggiore attenzione. Prima il dottor, mi scusi, Tagliavento, anche io a una certa età sono qua, ha parlato che il benzene è stato, diciamo, no, la cartina di tornasole, no, di questa situazione, ma in realtà potevano essere anche monitorate altre sostanze, ripeto che non sappiamo però quali sono. Una di queste poteva essere monitorata, erano gli idrocarburi non metanici, perché quella centralina è dotata di questo sensore. Vi do la notizia che quel sensore non ha funzionato. Bene. I dati, e questa è la vecchia storia, dottor Marchigiani, per quello del 2012 che si chiama le centraline, e abbiamo visto che non vanno come, e allora c'ha un minimo di criticità per scrivere queste cose, minimo, eh. Oh, stiamo parlando qui di livelli minimi di rischi, ma in realtà nessuno di noi è esente da rischio, in questa settimana lo è stato ancora di più a rischio.
E guardate che il tumore non viene solo agli altri. Tante di quelle frustrazioni che starei qui fino a domattina. Dottor Piccini, io non mi occupo di protezione civile, mi guardo bene da dare consigli, anzi non finisco qui, ce l'ho ancora altro da raccontare, ma Fano, per un rischio di esplosione di una bomba della seconda guerra mondiale, quasi mezza giornata 25.000 persone, anche esagerando, pensi, le persone, io lavoro lì, le persone hanno detto è esagerato, cioè c'è stata la critica opposta, poi non ci va mai bene nulla, è anche questo che è vero, però 25.000 persone in mezza giornata, qui non era tanto il rischio dell'esalazione, che è enorme, enorme, ripeto, forse il signor sindaco, mi perdoni, non ci sarà nemmeno più quando ci saranno 40 anni, quando ci saranno 40 anni dei picchi di tumore, magari no, spero di no, ma magari qualcuno li valuterà. Nessuno potrà innanzitutto correlare a questo evento, perché è impossibile correlare a questo evento, e poi nessuno potrà vedere il signor sindaco negli occhi, perché forse, forse anch'io non ci saremo nemmeno più e i nostri figli ci malediranno magari. Allora io mi chiedo, dottor Piccinini, ma il rischio è stato veramente e solo l'esalazione? O secondo lei e secondo i tecnici, forse giovedì sera, venerdì, abbiamo rischiato qualcosa di più di solo esalazione? Perché se tanto mi dà tanto, e questa è la situazione che di gestione dell'emergenza, se esplode qualcosa, che fine facciamo in questa città? Guardate che non ci poniamo queste domande oggi, sono 15 anni che ci chiediamo se i cittadini di Falconara stanno peggio degli altri cittadini con gli stessi nostri diritti. Allora, 4 indagini epidemiologiche dicono che stiamo peggio in 18 anni di osservazione. L'abbiamo discusso il 13 venerdì sera in un tavolo tecnico di confronto con il prefetto ed altre personalità di vari enti, compreso il sindaco. Tutti concordi che a Falconara c'è un'emergenza ambientale e soprattutto sanitaria, a prescindere da questo evento, a prescindere. Nessuno ha ancora detto le soluzioni. Stiamo continuando a monitorare, è il massimo che ci danno e non può bastare, e mi venite a dire che non era il caso in questo momento, in questa settimana, in un territorio così martoriato da anni, da decenni, non era il caso di instaurare e di iniziare un percorso che è emergenziale? Non riesco più a parlare, che ciò porta secca, scusate, basta, ho finito. Rinnovata sostanzialmente nelle apparecchiature.
L'analizzatore di idrocarburi non metallici nuovo è stato installato non più di 2 anni fa. Adesso, se io vi devo dire che circa 1 settimana fa, 10 giorni, si è rotto. No, no. Dottor Marchegiani, no. È delicata, no, mi aspetto professionalità da chi fa dei mestieri, allora. Analizza aria. Allora, sì. Ma adesso non la respira. Esatto. Guardi che metti in dubbio la veridicità anche del benzene, non so se gli ha capito il mio discorso. Se ho dei dubbi anche sui valori assoluti che lei mi porta di benzene sulla stessa centralina, perché segni quello è il campanello d'allarme che il lavoro non lo sapete fare. Nelle altre 2 stazioni l'analizzatore di idrocarburi nodali è funzionante, ok? Ma fuori dal vento. Posso? Scusi. Posso? E le devo dire che nel mio lavoro è possibile, per quanto io sappia fare delle strette correlazioni fra quelli che sono i livelli di idrocarburi rilevati sia a Falconara Alto e sia a Falconara Alta in rapporto ai livelli riscontrati di benzene. Per cui, se anche in assenza dell'analizzatore qualcuno mi volesse chiedere una stima dei valori di idrocarburi che si sono presentati presso Falconara Scuola, io la posso tranquillamente fare a richiesta scritta. Altra domanda, egregio dottor Fanelli, se lei ha tutti questi dubbi, va bene, li vada a manifestare alle competenti autorità. Allora, ci sono 2 approcci. Il primo approccio è quello di paragonare le concentrazioni che misuriamo ai valori di legge. Questo è l'approccio burocratico. E l'approccio burocratico io ve lo ricordo, perché così almeno, come dire, io tutte le volte che, visto che facciamo un mestiere che è un servizio, è chiaro che cerchiamo di metterci dalla parte di chi in qualche modo soffre, subisce qualcosa che non è positivo, no? L'abbiamo fatto col sisma e c'è in questa giornata. Allora, la percezione è quella che voi oggi ci manifestate, ma da uomo di Stato io dico bene, qual è il parametro di riferimento? Benzene, perfetto. Il Ministero della Sanità dice che è, come è stato detto qua, che non è possibile
conferire un limite a questo parametro. Se io vado a vedere il DM55, ora il decreto legislativo 155 porta questo limite a 5 microgrammi al metro cubo su una base annuale. Quindi se noi avessimo avuto un approccio del tutto burocratico, amministrativo, noi non avremmo nemmeno aperto, non avremmo nemmeno aperto i tavoli. Questo qui bisogna che questo tipo di osservazione in qualche modo venga registrata. Bene. Avendo invece i parametri che, seppur criticati, io mi permetto invece di esprimere stima nei confronti dell'ARPA, loro ci dicono hanno questa trasparenza e possono, come dire, hanno creato questo sistema dove chiunque può fare le lavorazioni su tutte le centraline, e mi sembra che anche da questo punto di vista è una trasparenza che aiuta anche a prendere le critiche, quelle di oggi. Allora, a questo punto mi si chiede perché non ci si è comportati come la bomba. Quando abbiamo deciso di evacuare per un raggio di 1816 metri a Fano, c'è stato un artificiere che ha detto: Piccinini, dal momento in cui è stata mossa la bomba ci sono 144 ore dove la bomba può esplodere. Per cui questa è l'unica operazione da fare. Punto. Okay. Bene, facciamo il parallelo. Qua la bomba di Falconara è il TK61. Parliamo dell'agente TK61. Il TK61, in funzione dell'andamento dei venti, quindi questo è stato costantemente monitorato, ha dato quei valori che criticati sono il riferimento rispetto al quale non prendere la legge, perché se prendessimo la legge vale quello che ho detto in premessa, una norma di riferimento che ci consentisse di fare delle valutazioni con non con la pancia ma con una razionalità. Questo è stato l'approccio criticabile, questo è stato l'approccio. Dottor Piccinini, mi scusi, non mi ha risposto alla domanda: abbiamo rischiato qualcos'altro oltre le esalazioni? Perché è quello che determina soprattutto se l'emergenza andava chiamato meno. Non volevo scusate, mi sono proprio dimenticato. Allora, quando abbiamo aperto il primo tavolo, ai vigili del fuoco è stata posta esattamente questo tipo di domanda: se in definitiva tutte le operazioni di movimentazione creassero degli ambienti esplodenti. La risposta è stata no, e quindi l'operazione è andata avanti per l'eliminazione del tutto. Ritorno alla domanda: giovedì sera e venerdì eravamo a rischio esplosione e un incendio, no? Perché la celerità, i vigili del fuoco consideriamo che i cittadini vogliono sentirsi tutelati nel rischio anche, e lì c'è stato o non c'è stato un qualcos'altro che ha determinato un rischio maggiore rispetto alle azioni nella prima giornata dal primo evento, senza considerare che un vecchio tank era un vecchio contenitore che aveva già avuto problemi prima e quindi largamente prevedibile. Dai dati che ho, lo scudo. Benissimo, a posto. Abbiamo voci diverse, probabilmente. Se Bacchetta ha ceduto la parola, adesso vorrebbe intervenire. È stato messo sui giornali. Grazie, signor Presidente. Io sarò molto veloce, visto che già l'analisi di tutto quello che è successo, quindi questi picchi che sono arrivati fino alla giornata di lunedì a 102 microgrammi sul metro cubo di benzene, già è stato detto abbastanza sia dai miei colleghi che dal dottor Fanelli. Io volevo fare solamente tre domande al sindaco e una domanda al dottor Piccinini. Per il sindaco sono queste: se ancora dopo tutto quello che è stato analizzato in questa commissione, se il sindaco è convinto che non ci sia una particolare conseguenza sull'ambiente e quindi sulla salute dei cittadini,
Vorrei che se mi si dicesse affinché rimanga verbale che si è agito per il meglio, che non si doveva aumentare attività all'aperto, con particolare riferimento a quelle sportive. E quindi prendere anche atto di quello che ha fatto alcune società di calcio che, e anche di atletica, che per via, in via precauzionale, a protezione dei propri, dei loro tesserati, hanno cessato le proprie attività. La seconda è invece, come mai non avete usato gli altoparlanti che vi hanno funzionato bene con la neve, se davvero eravate convinti che non era nulla di grave, almeno avreste potuto rassicurare la popolazione, come per esempio come i centri casali che sono stati utilizzati in ritardo, visto anche che molte persone, sia anziani che bambini, non hanno WhatsApp, internet, quindi che sono le fasce più deboli che dovevano essere interessate. La terza domanda è questa: vista l'imminente conferenza dei servizi, oggi leggiamo sul cammino posticipata, sul rinnovo della concessione alla refineria, quale sarà la posizione del sindaco di Falconara? Lo so, ma io, siccome l'ha detto l'assessore Sporti, io voglio sentire la parola del sindaco. Poi, dato che sono un membro della commissione, ho aspettato. E poi l'ultima domanda al dottor Piccinini. Dato che aveva detto che era da attivare il piano di emergenza esterno in queste fasi diciamo negative che sono successe all'Api, perché non è stato valutato? Grazie. Ho già risposto Giacchetta, comunque di puntualizzo. Sì, abbiamo agito al meglio, perché inizialmente da parte dell'API l'evento è stato definito come evento minore e quindi nei primi giorni non potevo fare altro che questo, cioè niente, a parte per quanto riguarda gli usi di altoparlanti, ho portato anche degli esempi della piscina e di avevamo la percezione, anche perché lo stavamo respirando tutti, quindi non dobbiamo sentire anche più. Mi sembra che la sanità della regione abbia risposto a questo, molto meglio di me. Io rischiavo di creare un fortunato allarme. Sicuramente quando si manifesterà questa cosa non ci saranno più.
insegnato quando sono diventato sindaco è che un sindaco parla per atti, noi abbiamo già deliberato il nostro voto non favorevole, siccome alla conferenza di servizio ministero non ci sono tre voti come consiglio comunale, favorevole, astensione e contrario, noi abbiamo detto non favorevole, quindi vuol dire contrario, a due condizioni, perché aspettiamo delle risposte dall'ASU. Chiarezza su quanto è successo. Allora, quando dalla sala operativa mi hanno informato delle continue segnalazioni, è stato evidente che c'erano gli effetti all'esterno ed è per questo che è scattata l'intervento di protezione civile, che consiste nel capire con punto 1 la previsione del prolungarsi dell'evento. E quindi vi ripeto l'analisi di vigile di fuoco di vita. Conseguentemente gli effetti al suolo e le azioni da intraprendere. Quindi il piano di emergenza esterno è stato fondamentalmente la costruzione di tutte quelle azioni integrate con tutti gli enti che sono qua più vigili del fuoco e sotto la direzione della prefettura per decidere azioni da fare, e anche decidere di non fare un'azione è una decisione, ed è una decisione che pesa in termini di responsabilità nei confronti di chi l'assume. Anche di chi la subisce. Dagli anni 1960, non so quanti di voi.
ci siamo già visti in altre occasioni, purtroppo, grazie di questo. La mia domanda è anche per qualcosa che non so solo, e mi chiedo se si sarebbe potuto anticipare le azioni da parte del Comune prima di avere informazioni da parte degli enti proposti. Questa era la mia domanda, che non è stata risposta da moltissime persone, ma se qualcuno volesse essere ancora più preciso, la ringrazio. Situazioni come queste, anche il dottor Piccinino, ma situazioni come queste non è possibile un intervento del sindaco di sua sponte, soprattutto in assenza di informazioni chiare e notizie definite. Quindi l'unicazione eseguita è stata quella di decidere di bloccare, questa l'abbiamo presa un giovedì, di non bloccare le attività di emergenza, e poi una decisione che è stata confermata anche dai tavoli tecnici. Le attività di emergenza di rimozione del prodotto, appunto per ridurre il più possibile i tempi per il ritorno alla normalità. Sicuramente il sindaco è venuto meno e ha dimenticato il principio di precauzione. Su questo siamo tutti d'accordo, perché aver lasciato la popolazione dall'11-12 fino a tutt'oggi senza alcun intendimento verso i cittadini sui comportamenti di fronte a eventi che sono sopraggiunti per parecchi giorni, secondo me questo è sicuramente una negligenza. Il primo cittadino responsabile della salute e della sicurezza dei cittadini sicuramente deve dare un indirizzo, deve dare sicuramente di fronte a questa situazione che sicuramente si è evoluta e sicuramente è resa ancora più complicata, perché poi siamo arrivati, poi spiegherò alle denunce o agli esposti. Quindi sicuramente doveva dare delle indicazioni per quanto riguarda i minori, per quanto riguarda le famiglie, per quanto riguarda gli avvenimenti sportivi, per quanto riguarda continuamente le scuole. Fatto questo, io ritengo che noi in questa situazione abbiamo dato anche la sensazione agli enti che sono di fronte ai responsabili di un'esasperazione. Sì, a Falconara noi siamo esasperati, ma l'esasperazione dipende da questi 10 anni di questa politica ambientale ambigua. Quando si può minimizzare ogni effetto sulla salute e sulla sicurezza è diventa subito e ambiguo, perché quando queste situazioni si sono create ancora deve fare un consiglio comunale aperto quando è venuto il report ultimo dell'ARPA. Quindi noi a Falconara siamo a ERCA, area elevata di rischio di crisi ambientale, siamo tra i 44 comuni più inquinati d'Italia. Abbiamo un record 2014-2017 in cui abbiamo evidenti, parlo dell'ARPA, di tumori, di malformazioni, di deboli spontanei. Basta questo per fare una politica diversa. Allora, la comunicazione lo stesso è ambigua, perché prima si è minimizzato, non è successo niente, in un secondo momento si è arrivati alle carte volate, ma anche lì è ambiguo, perché il sindaco e i media parlano di denuncia, non è stata fatta una denuncia, e la differenza è fondamentale, l'esposto parla solamente di fatti e non dà nessuna comunicazione, va bene, o un effetto penale. Quindi quando si costituisce parte civile con un esposto, ce lo devi spiegare. Seconda cosa.
parla di eventi, perché questo signor sindaco non c'è bisogno che lo diceva lei ai carabinieri, lo sapevano tutti quali erano gli eventi e tutto quello che ci ha commentato prima, tutte le situazioni di fatto. Lei non ha tutelato e non tutela più al solito la salute dei cittadini, perché non ha fatto una denuncia, e solo con la denuncia, della quale l'azione penale impone al magistrato di valutare se ci sono elementi penali, solo quello le poteva dare. Sono esclusive per la salute o no? È necessario che tutto il cittadino e anche gli enti finalmente si accorgano e aprono gli occhi prima di dare le autorizzazioni ancora per altri. Ha depositato la casa.